rischi di perdere tutto, Giuliana. Puoi stare tranquilla, mamma. Non voglio concedergli il divorzio. E se Luca vuole vivere con quella ragazzetta di campagna, dovrà farlo in dolce concubinato. Il signor Benito potrebbe anche diseredarlo per questo, ti rendi conto? Vai alla tenuta e raggiungi tuo marito. Solo così tu potrai a buon diritto negargli il divorzio. Mangia, amore mio. Che appetito che ha, eh? Che bello. C'è qualche novità? No. Dio mio, quanto durerà questa storia? Sto arrivando al limite, Roberta. Ah, Ernesto, per favore, dobbiamo avere pazienza. Lasciamo che passi un po' di tempo. Ogni giorno che passa è un giorno guadagnato. Sì, ma non so quanto tempo potrò resistere chiuso qui dentro. Non l'ho cercato io questo castigo, Roberta. Non ho fatto niente. No, questo lo so, amore mio, lo so, però... Però devi avere pazienza e tutto si sistemerà, d'accordo? Che c'è, piccolo mio? Adesso noi dobbiamo andarcene, tesoro. No, no, per sì. favore, no. No, amore no. mio, non agitarti. Non vedi, protesta succede? Perché non vuole andarsene. No, dobbiamo andare perché Fammelo si sta facendo tardi. Fammelo guardare ancora un po', ti prego. Così sognerò di lui e del suo faccino. Ai, ai, ai. Andiamo, tesoro, amore andiamo. Mio. Su, hai già mangiato abbastanza. Prendi il biberon. Prendi il biberon, te lo passo io. Bene. Oh, piccolo mio, va bene, continua a mangiare, continua a mangiare. Vieni, guardiamo il mondo dall'alto. Vieni dalla tua mamma, vieni vai dalla tua mamma. Che c'è? Tesoro, il biberon. Non posso accompagnarvi, Roberta. È finito. No, 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 è meglio che resti qui. Resta qui. Manca poco, amore mio, si aggiusterà tutto. Ma tu vieni domani. Ci proverò, farò tutto il possibile. Va bene. Andiamo. Andiamo, amore mio. Attenta al biberon. Sì. Sì, prudente, mi raccomando. Sì. Ciao, piccolo. Ciao. Ciao. Roberta! 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 Ho parlato di nuovo con l'ambasciata per cercare di rintracciare Liliana. Walter non vuole che lei interrompa il suo viaggio, mamma. Ma questo è assurdo. Credo sia meglio non contraddirlo, lui non sta ancora bene. E io invece credo che sia una pazzia. Che Liliana non mi perdonerà mai. Io sono convinta che la presenza di Liliana forse lo turberebbe ancora di più. Lei è come una madre per lui. Forse quello che più servirebbe a Walter in questo momento è proprio qualcuno che lo ami, che gli faccia da madre. Pensi che io non possa aiutarlo, vero? Se lui te lo permetterà, sì. Voglio stabilirmi a casa di Walter. E voglio impiegare tutte le mie forze, tutta la mia pazienza affinché accetti il mio aiuto. Cos'hai, Ivano? Che ti è successo? Un incidente con la macchina. Un pazzo mi ha tagliato la strada e non sono riuscito ad evitarlo.
Un incidente con la macchina, Dio mio. E ti sei fatto molto male? No, no, no. Ho sbattuto la testa e ho perso i sensi. Poi mi hanno portato all'ospedale, ma non è niente di grave. Io ero molto preoccupata perché mi sono accorta che non hai dormito qui in casa. No, è che mi hanno portato all'ospedale, mi hanno tenuto in osservazione, mi hanno fatto radiografia, analisi, non lo so, un'esagerazione. Perché non ti vai a mettere un po' a letto? E Roberta? Sta dormendo. Tutti stanno dormendo. Non vuoi che ti prepari qualcosa? Ah. Perlomeno l'americano è uscito di scena. Sì, questo è di buon augurio. Anche se è costato il 10% del preventivo di Salvatore. E ora il governo dovrà per forza rivedere il suo programma di investimenti. Ah, non ci lamenti, Piedemonte. Quello che resta le basterà quantomeno per cominciare, no? Ho visto una fotografia scattata durante il banchetto in quell'albergo. Circondato da tutta gente onesta. La ringrazio per l'articolo sul giornale. No, 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 è tutto merito di Ivano, deve ringraziare lui. Sì, ho cercato di mettermi in contatto, però non ci sono riuscito. Ma come sta Luca? Torno più tardi. Rimango io con lui. Non ti preoccupare, Micaela si stabilisce qui. Ah, sì? Va bene, allora... Allora io convivrò con Micaela, che ha deciso di sopportare stoicamente il povero Walter, che per aver salvato la vita del suo amato vegeta comodamente su una sedia a rotelle. Non hai il diritto di dire questo. Con lei non ho mai avuto diritti, Osvaldo. Ciao. Sono qui a tua disposizione, per ogni tua necessità. Conta su di me per qualsiasi cosa. In passato queste bellissime parole mi sarebbero sembrate un sogno. Invece ora mi sembrano un incubo. Luca ha sempre avuto delle difficoltà nelle sue relazioni con le donne perché da piccolo era troppo coccolato. Però se è vero quello che lei mi racconta ora, lui è interessato a quella ragazza, il che mi rende molto contento. Sembra che la campagna gli faccia bene. Sì, è la figlia di Leonardi, ma io le ho detto questo, dottor Morandi, perché non voglio che poi lei mi ritenga responsabile del fatto che sua nipote si sia mescolato alla plebe, come dicono i braccianti. Beh, però da quello che mi racconta, la cosa gli ha fatto molto bene. Quello che voglio è che lui si riaffermi come uomo e poi avrà tutto il tempo per riflettere e togliersi dalla testa quella ragazza. Non lo so, perché mi sembra che sia davvero molto determinato. Tempo al tempo. Mio nipote ha una moglie di lusso. Il problema è che fino adesso non è riuscito ancora a costruire un buon rapporto con lei. Sarà perché Giuliana deve averlo un po' inibito con i suoi modi. Però quando lui avrà perso la paura delle donne, sarà diverso. Io l'avverto che pur di stare con quella ragazza, Luca sembra disposto a tutto. Posso accompagnarti? Non credo che andiamo dalla stessa parte. Io lo so dove vai. Finalmente lo so. Cos'è che sai, Ivano? Ora andiamo in un posto. No, no, non voglio venire con te. Lasciami! Senza trovare più scuola.
scuse. La verità mai più nessuna bugia, dovunque ci porterà. Io so che cosa si fa per imparare ad essere. Sembra una decisione saggia da parte di Michaela, quella di convivere con Walter, date le circostanze. Eppure io sono convinta che Walter si riprenderà accanto a lei. Anche se a te non sembra, hanno bisogno l'uno dell'altra. Vedi, Sonia, quando Michaela è tornata dal suo primo viaggio a Milano, io non la riconoscevo più. Era come se si fosse trasformata in una persona completamente diversa. Trattandosi di lei, non c'è da stupirsi. Michaela è una ragazza piena di risorse. Sì. Ma purtroppo è sfortunata. Non è mai riuscita a realizzare i suoi progetti. E a lungo andare questo l'ha resa insoddisfatta. Si è chiusa in se stessa. Ad ogni modo, sono convinta che Walter riprenderà a camminare. Gliel'ha detto il dottore? No. Per la verità, il dottore ha parlato solo di un'operazione, ma io credo che questa operazione sia come una prova che devono riuscire a superare insieme. E alla fine questa esperienza li unirà profondamente. Però lo sa anche lei che Michaela non è mai stata veramente innamorata di Walter. Credo che solo ora si stia rendendo conto di quello che sente per lui. Io la capisco, sai. Al suo posto avrei provato gli stessi sentimenti e mi sarei comportata allo stesso modo. L'unica cosa che può fare in questo momento mia figlia è stare accanto a Walter. Col tempo poi si vedrà. Che strano che lei e Franco siano così diversi. Non sembrano fratelli. Sì. Sì, Michaela è molto diversa da Franco e da Mario. Per me è sempre stata diversa. Si sente meglio, signor Benito? Sì, sto meglio. Allora dobbiamo riprendere a fare le nostre passeggiate e le nostre partite a scacchi. Luca ha fatto un'ottima scelta. Sei davvero una donna meravigliosa. La gente dice che è stato lei a scegliermi. Senta, signor Benito, io vorrei andare in campagna. Adesso? Ma vedrai che Luca fra poco tornerà. Sì, ma non posso più aspettare. Non l'ho sposato per stare lontana da lui. Non sei felice di vivere con noi in questa casa? Sì. C'è un motivo per cui non posso raggiungerlo. Può darsi che standoti lontano per un po', Luca riuscirà finalmente a capire che sei una donna meravigliosa.
Sai una cosa, Giuliana? Ormai non sogno quasi più. Soffro di insonnia. Mi restano solo i ricordi. Ma questa notte ho sognato che il mio sangue si fondeva con il tuo. E poi arrivavano i miei cari, tutti insieme, su un carro. E organizzavano una bellissima festa in campagna e c'era tantissima roba da mangiare. Festeggiavamo la nascita del figlio tuo e di Luca. Naturalmente c'ero anch'io, seduto a capo tavola. E tu, all'ombra di un albero, allattavi tuo figlio per la prima volta. Copiose lacrime mi scorrevano sul volto. E quando mi sono svegliato, mi sono accorto che stavo piangendo davvero. In campagna? Perché eravamo in campagna? Era la campagna della mia infanzia. Era la campagna dei padroni. La terra che hanno lavorato i miei antenati, che erano contadini. La terra dei padroni. Non ti dà fastidio la musica? Ho fatto dei cambiamenti in camera. Ti avevo detto di non toccare niente. No, non ho toccato niente. È tutto al suo posto. Ho solo aggiunto qualcosa. Ma vedrai, è una sorpresa. Ah, è l'ora della tua medicina. Posso fare da solo. Ma... Ah. Era questo che volevi, no? Volevi trasformarmi in un essere inutile e ci sei riuscita. No? Lasciami, lasciami! Sarà meglio tornare a casa. Oh, Roberto Hart. Grazie, amico mio. Che bello. Lo sai? L'altro giorno Adriano Bonomo mi ha detto che a Rosario vive uno dei figli di Art. Ma tu pensa. E che fine ha fatto Bonomo? Lo senti ogni tanto? Figurati. È sempre in gamba e continua a scrivere le sue canzoni. Ah, naturalmente vive come sempre lì a Rosario, ma di tanto in tanto fa una capatina a Buenos Aires. Ripenso spesso a quei tempi. Con nostalgia. Mi mancano gli amici. Tu continui a vederli? Cosa vuoi? Il lavoro qui al giornale mi toglie il respiro. Senti, ti volevo dire che stasera Chiara ha invitato un po' di amici a casa sua per festeggiare il mio compleanno. Conto su di te, eh? Naturalmente sono invitati anche Lily e Tony. Mi sembra ovvio. Lo facciamo a casa di Chiara perché casa mia è troppo piccola. Comunque sarà una cosa molto informale. Volevo anche dirti che Micaela non verrà. E perché Micaela non verrà?
perché è troppo impegnata a prendersi cura di Walter. Chiara è molto preoccupata per lei e... lo sono anch'io. Mi sembra che si comporti come se dovesse espiare una colpa che non ha. Io non so proprio che fare. Senti, perché non provi a parlarle? No. Non me la sento. Non è il caso che io mi trometta, Ottavio. Da quando conosco Micaela, Walter è sempre stato presente nella sua vita. Micaela non ama Walter. È solo che si sente in obbligo, perché lui ti ha salvato la vita. No, Ivano, basta, ti prego! Finalmente l'hai capito che sei nelle mie mani. Se io parlo... Mi fai orrore. Come ho potuto? Non riesco a credere di essere stata innamorata di te. E pensare che ho desiderato di avere un figlio da te. Sono nelle tue mani. Proprio così. Sei nelle mie mani. Se io decidessi di parlare, Ernesto Alberti morirebbe di nuovo. Ma questa volta definitivamente. Sono stato chiaro? Cosa devo fare? Sai, Lily, oggi è il compleanno di Ottavio. Ci sarà una festa intima, informale, a casa di Chiara. A casa di Chiara? Mm-hmm. Ma non è l'amica intima di Micaela? Ci sarà anche lei? Per favore, Lily. Non mi sembra che ci sia niente di male se te lo chiedo. Mi hai messo spesso in situazioni piuttosto imbarazzanti. Lily, fra me e Micaela ormai non c'è più niente. Ognuno di noi ha la sua vita. Solo perché non avevate altre alternative. È così o no, Sebastiano? Bloccato su questa sedia. Rinchiuso fra queste quattro mura. Ci sono io con te. La vita in queste condizioni non ha più senso. Vieni, andiamo a fare una passeggiata. È una bellissima giornata. Lo vuoi un gelato? Vuoi fare bella figura, eh? Spingi la sedia a rotelle per suscitare la tua compassione, è questo che vuoi. Non voglio compassione da nessuno io. Casa Morandi. Pronto? Chi parla? Perché non mi chiami Roberta? Che è successo? Salve, vorrei parlare con Sebastiano. Sì, chi lo desidera? Freddy, un amico. Glielo passo subito. È per te, un certo Freddy. Chi? Non so, ha detto di essere un amico. Pronto? Ah, sì. Che è successo? Sebastiano,
Roberta doveva essere qui un'ora fa e non è ancora arrivata. Sono molto preoccupato. Di solito mi chiama per dirmi che è in ritardo o che ha avuto un contrattempo. Te lo chiedo per favore. Vuoi provare tu a chiamarla? Sta tranquillo. Cerca di calmarti, non ti preoccupare. Ti farò sapere qualcosa più presto. Ne sei sicuro? Davvero non vuoi che avvisi Liliana? Ho ricevuto una sua lettera. Naturalmente manda tutti i suoi saluti. Mi ha scritto che ha conosciuto delle ragazze molto simpatiche che lavorano al campo della moda e le hanno proposto di diventare loro socia. Ah, bene. Liliana non ha capitali da investire e ci metterà il suo lavoro. Se le chiedessi di tornare, perderebbe questa occasione. Sì, lo capisco. Anche se non mi sembra giusto. Già. Vedi, vorrei trovare il modo di dirle quello che è successo senza rovinare i suoi piani. Strano che non abbia scritto anche a te. Non ne avrà avuto il tempo, ma lo farà. Certo. Vado a cucinare qualcosa, ti fermi con noi? No, grazie tesoro, Sonia mi aspetta a casa per cena. Dai, resta con noi. A quanto pare, Micaela comincia a sentire il peso della mia compagnia. Che è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco, ho parlato con Roberta e mi è sembrata piuttosto preoccupata. Ho sentito dire che Ivano le rende la vita impossibile. E non dimentichiamo che il padre di suo figlio è morto da poco. Che cosa te ne pare? Sei uno splendore. Eccomi, sono pronto. Bene. Come sei elegante. Allora mi metti il profumo? Sì, tesoro. Gli metto il tuo, Sebastiano. Ha detto che il suo non è abbastanza virile. Anche tu sei molto elegante, papà. Molte grazie, Tony. Non stai bene, Roberta? Che è successo? Abbiamo appena deciso di riprendere a vivere come una vera coppia. Se la renderai felice, sarà una buona notizia. Saremo molto felici. Glielo prometto. Ah, andateci piano, finirete per ubriacarvi. Grazie, queste Tania. Sono delle pizzette che ho appena allora tornato. Ecco lo champagne. Grazie. Oh, hai preso l'aranciata per Tony? Me ne sono dimenticata. Oh. Papà, ma perché mi hai fatto mettere la cravatta? Sebastiano, ti avevo detto che era una festa informale. Perché gli hai fatto mettere la cravatta? Se vuoi puoi togliertela. No, ehi. Ne riparliamo tra qualche anno. Sebastiano, per favore, rispondi al telefono. Grazie. Rispondi pure. Pronto? E con chi vuoi parlare? Con Ottavio o con Chiara? Volevo fare gli auguri a Ottavio per il suo compleanno. Però salutalo tu da parte mia. Ciao. Che è successo? Non doveva esserci una festa a casa di Chiara? Sai, il suo appartamento è talmente piccolo che... Micaela, se ne hai voglia, perché non ci vai? Non succede niente se mi lasci solo per un po'. Walter, per favore. Tu sei molto più importante della festa. Perché non mi fai dormire qui con te stanotte? Che ti viene in mente? Che storia è questa, Micaela? Ma che ti prende? Sei impazzita? Ti prego, Walter, non ti arrabbiare. Invece dimmi... perché mi rifiuti? Magari adesso mi dirai che ti eccito.
Per tutti questi anni non ho fatto che venirti dietro come un cane fedele, recitando il ruolo dell'innamorato e mi hai respinto. Che vorresti farmi credere ora? Che la tua passione per me sia scatenata all'improvviso? Vattene. Vai via di qui, torna a casa tua. Sono stufo della tua compassione. Voglio stare solo. Lasciami in pace, hai capito? Accidenti! Osvaldo, ti prego, vieni subito qui. No, adesso non posso parlare, ma lui sta bene. Sono io che non sto bene. Mi ha appena cacciata. Dopo ti spiego. Per favore, sbrigati. Non voglio che resti solo, io me ne vado. Va bene. Ciao. Walter. Io me ne vado. Hai bisogno di qualcosa?